Ve l'ho già detto che è una commedia romantica, sì, vabbè, ve ne siete già accorti, avete visto un sacco di puntate ormai. La biondina inglese guadagna sempre più punti. Era già diventata molto simpatica quando aveva proposto a Matt lo sketch dell'allegro chirurgo, cioè quello in cui dal cartonato di una donna vari uomini tiravano fuori l'autostima, il buon umore e non so quali altri doti che lei perdeva man mano che le veniva spezzato il cuore, come nel gioco da tavolo di quando eravamo piccini. A questo giro c'è una questione con Tom che non sto ad anticiparvi, per cui loro dovrebbero uscire insieme, ma in realtà lui ha una cosa di lavoro da fare e un po' goffamente la bidona, e lei gli dice: ma non siamo neanche usciti una volta, cioè pensavo che per cominciare a fare lo stronzo dovessimo almeno andare a letto insieme. Ma soprattutto ci sono Danny e Jordan, cioè la nostra coppia preferita, perché a noi non piacciono Matt e Harriet, no, ce lo siamo già detto, neanche a voi piacciono, lo so. Danny e Jordan invece sono fantastici. E lui è ancora nella fase in cui cerca di convincerla a stare con lui, perché si sa che in tutte le commedie romantiche uno dei due si deve sottrarre, mentre l'altro o ha dei problemi anche lui o lo corteggia. Insomma, se nessuno dei due si sottrae, la commedia romantica si chiude al secondo minuto. Fatto sta che Danny, l'abbiamo visto nelle scorse puntate, da quando ha confessato a Jordan che è pazzo di lui, di lei, la insegue in tutti i modi, la chiama, la cerca, e lei gli dice no, 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 no. Mentre queste puntate andavano in onda negli Stati Uniti, c'era una specie di rivolta degli spettatori che andavano scrivendo ovunque che era scandaloso il modo in cui lui la molestava. Ora, gli americani sono pazzi. Il politicamente corretto è una disgrazia per l'umanità, e io temo che se uno come Danny, che alla fine della seconda delle due puntate che vedrete stasera concorre in posizione altissima per il premio più bella scena d'amore di Studio 60, e non ve la svelo anche se vorrei molto, se uno come Danny viene considerato, invece che il corteggiatore che tutte vorremmo avere, un molestatore, io non voglio più vivere su questo pianeta.